Nonostante l'inadeguato arbitro 5 di Pistoia ed un terreno di gioco che mostra i segni dell'età, la Masese, ridotta in 10 sullo 0-0, travolge per 4-1 il fanalino di coda Ghivizzano Borgo a Mozzano e, complice il secondo pareggio consecutivo della Gavorrano in casa con la Querceta, torna al comando a quota 23 in coabitazione con gli stessi Minerari e la Lavagnese, vittoriosa di misura in casa sulla Sestri Levante. Mister Lazzini promuove il 4-4-2 con centrocampo a rombo del dopo Zagaglioni a Sestri, con Vignali in campo da subito e Di Vito in panchina. Ce la fa Ndiaye, che aveva avuto qualche problema in settimana. Per contro, la truppa di Amoroso, a Lucca da meno di un mese, sembra la perfetta vittima sacrificale, con i suoi 7 punti e l'ultimo posto in graduatoria. L'inizio con la Massese ancora una volta nell'orribile seconda maglia verde non è dei più agevoli e bisogna aspettare il 22esimo con questa bella girata di Gavoci che sfiora la traversa. Al 24esimo l'arbitro 5 non vede un clamoroso fallo di mano di un giocatore ospite a centrocampo e nella prosecuzione dell'azione Ndiaye si becca il primo giallo. Al 33esimo, per questa entrata su Russo, l'arbitro mostra il secondo giallo al terzino senegalese, che deve lasciare in anticipo il campo. Lazzini sposta il tuttocampista Remorini a fare il terzino e passa al 4-4-1. La Massese ha un sussulto e dal 38esimo passa. Biasci serve Gavoci, tenuto in gioco da Quadio, solo di fronte a Giusti, che viene trafitto dal piatto destro della punta italo-albanese sull'uscita. Alla ripresa Di Vito sostituisce Vignali e la Massese si sistema 4-3-2 ed i risultati non tardano ad arrivare. Al quarto, dopo l'ennesima sgroppata di Biasci a destra, l'appoggio per la corrente Zagaglioni che dal limite spiazza di piatto destro Giusti. La Massese è padrona del campo e dal nono la coppia d'oro Remorini-Biasci confeziona una rete di rara bellezza. Sul 3-0 i bianconeri prendono un po' di fiato. Al 22esimo esce Barsotti ed entra Morriconi. Al 25esimo, su tiro da centrodestra di Cristiano, Zagaglioni devia nella sua porta. Al 27esimo censurabile la decisione dell'arbitro che non sanziona col rigore questo fallo in area bianco-rosso-azzurra su di un incontenibile Remorini. La Massese preme ancora sull'acceleratore ed al 30esimo, su di un perfetto cross reiterato da sinistra da Morriconi, Biasci schiaccia in rete di testa la sua nona palla stagionale. Anche Barsottini vuol partecipare alla festa e sigilla la sua porta con due grandi interventi. Al 31esimo su tiro ravvicinato di Russo e al 36esimo su conclusione da centrodestra di Regis. Domenica prossima big match sul terreno del Necchi Balloni di Forte dei Marmi, dove sarà necessaria anche tutta la passione dei tifosi bianconeri che dovranno invadere l'impianto Forte Marmino.